I pianti questa volta sono di gioia. 21 studentesse rapite nell'aprile del 2014 nell'assalto del gruppo islamico Boko Haram insieme ad altre 197 ragazze nella scuola di Chibok nel nord-est dello stato di Borno sono state liberate e hanno potuto riabbracciare le loro famiglie proprio ieri. Dunque lacrime di gioia e balli in chiesa nella capitale nigeriana Abuja dopo oltre 2 anni di prigionia. E il ringraziamento a Dio. Voglio ringraziare in nome di Dio, dice questa giovane, e voglio ringraziare tutti per questa meravigliosa cosa che hanno fatto. Non avrei mai immaginato di rivedere i miei genitori. E tutti si augurano, come quest'altra ragazza, che questo possa essere solo il primo passo della liberazione totale e il rilascio di tutte le altre ragazze ancora in mano ai terroristi. Al momento i negoziati con Boko Haram sono già partiti, ma occorre pazienza e riservatezza, avvertono. Il gruppo terroristico ha rapito centinaia di uomini, donne e bambini, ma il rapimento delle ragazze Chibok è stato quello che ha avuto più evidenza mediatica. Nel frattempo, mentre Boko Haram continua a pubblicare video che mostrano decine di ragazze rapite, l'esercito della Nigeria, aiutato dalle truppe dei paesi limitrofi, è riuscito a riprendere la maggior parte del territorio. Nei giorni scorsi i militari nigeriani hanno portato avanti un'offensiva su larga scala nella foresta Sambisa, una roccaforte di Boko Haram. Intanto i canti continuano a salire al cielo, così come la riconoscenza verso Dio. Voglio ringraziare tutti, voglio ringraziare Dio, non avrei mai immaginato di rivedere il mio bambino, dice commossa questa donna.